Vuoi vedere un gran premio appassionante? Mettiti d'accordo con Giove Pluvio che ti bagni la pista e il divertimento è assicurato. In Turchia è proprio andata così. L'eterno secondo Bottas è andato a vincere senza problemi e i due grandi Hamilton e Verstappen hanno fatto il loro senza lode e senza infamia. Però con Lewis fuori dal podio che arpiona un pallido quinto posto, pensate, dietro a Leclerc. Ad appassionarci questa volta sono state proprio le Ferrari. Il cavallino ha guadagnato 10 punti sulla McLaren, con Sainz, partito 19esimo e arrivato 8esimo, eletto pilota del giorno a livello internazionale, e Leclerc subito sotto il podio, ma con serie possibilità di vincere la gara. Proprio così, ci è andato vicinissimo. Una goduria scorrere le tabelle dei tempi e vedere la rossa colorarsi di fucsia per una serie di numerosi giri di pista veloci. Fa bene al cuore. È vero, la padronanza della Mercedes nel gestire le strategie di gara fa paura. Gli ingegneri di Stoccarda erano in grado, tramite il tracciato GPS di tutti gli avversari, di sondare i loro punti deboli nei vari settori della pista e suggerire il punto e il momento più adatti dove far effettuare il sorpasso. Per la verità, il muretto Ferrari non è stato da meno il giorno prima delle qualifiche. Ha scelto il momento adatto per far tornare in pista Sainz, sacrificabile in quanto penalizzato nella griglia di partenza per cambio del motore, consentendo di creare a Leclerc la scia che lo ha tolto dall'esclusione di top 10 e l'ha issato al terzo posto. Un capolavoro di strategia, un colpo da maestri, insomma, tanto da far capire che a Maranello sono ancora capaci. Ora infatti è una Ferrari pronta a battaglie, da combattere per ora, quasi ad armi pari con le altre vetture, senza dover patire umilianti condizioni. Siamo al punto che l'atmosfera che sta permeando Sainz e Leclerc, con un mezzo dotato di evidenti progressi tecnici, fa viaggiare i due stessi piloti in sintonia, con carica di autostima notevole e con una ventina di cavalli in più della Power Unit, che li rende più fiduciosi. Direi di più, spavaldi nei sorpassi e nella conduzione della gara. È più che evidente come i problemi della parte elettrica del propulsore siano in via di soluzione, così come appare evidente la facilità nel trovare gli assetti più consoni ai vari tracciati, rendendo la Ferrari adesso adatta a tutte le piste senza dover pagare pegno in alcune e sperare in altre. Siamo sulla strada giusta, insomma, un viatico che fa ben sperare soprattutto per il prossimo anno. C'è da starne certo.